la pubblica amministrazione ha il dovere di farsi comprendere, perché i suoi messaggi sono di utilità pubblica e quindi ha il dovere di farsi comprendere dal maggior numero possibile di persone. Quindi da questo punto di vista si può sicuramente fare molto, molti messaggi della pubblica amministrazione sono inutilmente complessi. Quindi tutta la complessità inutile deve essere rimossa e su questo sono assolutamente d'accordo. Si può fare molto, è stato fatto molto, io credo, la pubblica amministrazione oggi mediamente comunica meglio, in modo più chiaro, in modo più semplice che non 10 o 20 anni fa, mediamente, il che significa che ci sono delle punte di comunicazione ottima, eccellente, e c'è ancora invece tanto burocratese, tante infelicità, tanti testi incomprensibili. Quindi sicuramente siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora molto da fare. Credo di nuovo che però il problema riguardi l'identificazione dei contenuti e delle cose da dire. Io penso che la cosa più importante per una buona scrittura efficace, controllata o non controllata, ma tutta la scrittura efficace in fondo è controllata, perché per scrivere bene bisogna sempre porsi il problema del destinatario. Di nuovo, non è soltanto chi scrive per determinate categorie di lettori che si pone il problema, chiunque scriva deve porsi il problema del lettore, deve porsi il problema del destinatario, deve porsi il problema di dire le cose nel modo più chiaro che sia possibile. Credo che da questo punto di vista si debba dare ancora più importanza alla scelta dei contenuti e l'identificazione di che cosa è veramente essenziale. È un discorso che ho fatto già tante volte, che mi sta a cuore, il problema di pagare le tasse, il problema di far pagare le tasse a chi non le paga, che è secondo me il problema principale dell'Italia, che sta alla base di tanti altri problemi, è un problema che può essere spiegato in una maniera semplicissima. Se tutti noi paghiamo le imposte, funzionano i servizi. Sembra una banalità estrema, però nessuno lo fa mai in questa semplicità, per cui incontro persone diplomate, laureate, che non riescono a rendersi conto della semplicissima relazione che c'è tra lo scontrino, la fattura, la ricevuta che ti fa il professionista e la carta igienica della scuola di tuo figlio che manca. Se manca la carta igienica è colpa dello Stato, se il professionista non ti fa la ricevuta non è un problema, tanto non sono soldi di nessuno. Ora, un ragionamento di questo tipo a me sembra molto semplice, e se la pubblica amministrazione lo facesse in una maniera più chiara, e anche i mezzi di informazione lo dovrebbero fare in maniera più chiara, invece che disperdersi, che so io, in centinaia di notizie, notiziole dell'ultima ora, che non danno mai il quadro generale della situazione, ecco, io credo che si potrebbe fare un'opera educativa veramente importante per il nostro paese. Però bisogna davvero che le persone che scrivono si chiariscano le idee su qual è il messaggio e come lo si vuole far passare. Molti invece si innamorano più dei dettagli, sono confusi, forse credo perché progettano poco i loro testi. Io credo che un punto importantissimo di una buona scrittura, che viene spesso sottovalutato, è la progettazione dei contenuti. Credo che i principi della scrittura semplice e controllata si possano applicare a qualunque contenuto, quindi sicuramente si può fare per le scienze, sicuramente si può fare per la geografia, sicuramente si può e si dovrebbe fare per gli studi sociali, quella che si chiamava forse educazione civica. Altro tasto dolente, altra area su cui moltissimi italiani non certificati, diplomati e laureati hanno scarsissime conoscenze, molto vaghe e spesso erronee. Allora, se qualcuno facesse lo stesso libro, semplice, chiaro, in cui spiega come funziona l'amministrazione dello Stato, quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, quali sono le conseguenze di certe azioni e così via, penso che sarebbe veramente utile. Quindi no, io penso che in linea di principio questo tipo di scrittura si possa applicare a qualunque contenuto.